contento che l'incontro tra l'amministratore delegato Hogan e i sindacati, a proposito di quando dicevo che neanche un marziano capiva la posizione che a fine luglio e a inizio agosto hanno tenuto una parte dei sindacati, era assolutamente incomprensibile, perché per la prima volta ci si trovava di fronte finalmente a un progetto industriale credibile, serio, che rilancia e non chiude. E quindi mi era incomprensibile, anzi vergognoso, quello che il sciopero dei bagagli, inutile tornare su quello che era accaduto prima del 15 agosto. Sono molto contento che anche i sindacati nell'incontro con Hogan e con il nuovo management abbiano apprezzato, perché vuol dire che finalmente nel nostro paese su progetti industriali seri tutti insieme possiamo collaborare. Allora, che i lavori nell'aeroporto di Roma partano e partano rapidamente, ma in tutti i nostri aeroporti possano partire rapidamente, è un interesse nazionale. E quindi la norma che semplifica e sblocca le procedure va nella direzione di permettere quegli investimenti. In particolare, siccome il piano regolatore dell'aeroporto di Fiumicino è già stato approvato, vuol dire che tutte le opere puntualmente, quelle puntuali, potranno partire. Io ho visto aeroporti che sono venuti a incontrarmi, che hanno i soldi, che devono allungare la pista, hanno il parere favorevole ovviamente di ENAC e non possono farlo perché stanno ancora aspettando il parere del... Sfortunatamente quella pista non è sul comune principale, ma è sul comune di 3.500 abitanti e devono aspettare ancora il parere di quel comune di 3.500 abitanti che deve dire che quella pista si può fare, e non è possibile. Se il piano regolatore è stato approvato, lo hanno approvato anche gli enti locali, la valutazione di impatto ambientale è stata fatta, partano sti benedetti lavori.